Amici di Formula Italian Team, ben ritrovati. Buonasera da questa nuova gara di pre-season. Vediamo il secondo appuntamento della 50%. Siamo sempre sul circuito di Suzuka e vi annuncio che sarà l'ultimo appuntamento per questa settimana sul circuito di Suzuka. Rimanete collegati, sintonizzati perché a fine live annunceremo il circuito e qualche chicca in più per la gara di venerdì, che sarà l'ultima gara di pre-season. Intanto vado a presentare il parterre rois. Questa sera siamo in tanti, ci siamo ritrovati in parecchi. Io sono Dierlong 21:10 e per i più Andrea Longagnani. Al mio fianco è tornato chi muove i fili della Master League, il buon Alessandro Pietrangatella, Bandicoot. Buonasera a tutti. E poi diciamo, lo scalino più alto della piramide di Fit, il buon Andrea Badolato Fitandre. Stai per dire il buon vecchio, ma No, chi sei beh, contro adesso me? esageriamo. Ciao, E buonasera a tutti. anche Marco Luconi, Fit Mark 17. Buonasera a tutti. Ebbene, partiamo subito con l'Elesalva 24 che abbandona la sessione. Io non, già ieri sera abbiamo visto cose, sentito cose, tante gufate da parte mia e da parte del buon Raffaele Hiroshi. Invece, vediamo chi questa sera sarà artefice di questa gara. C'è il buon Sdem al comando in classifica attualmente provvisoria con la pole position in 1:29 e 0:14. Si sta lanciando adesso il pilota Investi McLaren questa sera per il suo secondo giro lanciato. Daniele Play in 1:29:1 è alla fine del primo settore, alla fine dello snake. Toglie 250 millesimi dalla sua prestazione il buon Daniele Play. Poi c'è Kaisermat, anche lui 29:1, e sta arrivando alla fine della seconda fotocellula. Quindi subito calda questa qualifica, ci sono parecchi nomi. Beh, uno su tutti, Alex Pilotino, che ormai insieme a Robby, insieme a Naspaz, sono ormai la pietra portante della Prime League su Fit. Vediamo se quest'anno magari hanno trovato qualche voglia oppure qualche similitudine con il loro stile di guida. Intanto vediamo la pole position passare sotto il muro dell'1:29 con Kaisermat in 1:28:917. C'è anche Pozluca in pista, il campione uscente della Prime League in 1:29:151 al momento. Sta arrivando intanto Daniele Play alla Casetrengo, l'ultima curva per lui, vediamo 1:28:787, grandissimo giro di Daniele Play che si piazza virtualmente in pole position. Vediamo chi è il primo, c'è Luca Inno anche, sta togliendolo 431 millesimi al suo miglior tempo in quinta posizione, pilota che abbiamo conosciuto soprattutto sulle Formula 2 l'anno scorso e anche in qualche gara di Open. Quindi vedremo quest'anno cosa potrà fare il pilota. Stasera investe Alfa Romeo 1:29:284, rimane in quinta posizione ma si migliora di ben 4 decimi. E vediamo, a questo punto Pozluca invece ha abortito il giro, mi sa, perché lo vedo molto molto lento. Vediamo chi è in pista attualmente. C'è Paolo che non ha ancora registrato un giro. Rientra ai box di nuovo il pilota della Aston Martin. Quindi attualmente piloti che stanno rientrando ai box per andare a tentare l'ultimo giro di qualifica, l'ultimo stint. Andiamo a dare un'occhiata anche dopo la top 5. Scarso Nico in sesta posizione in 1:30:03. Quindi Scarso Nico, pilota che abbiamo conosciuto soprattutto su GT Sport l'anno scorso, anche in Formula 2. Vedremo anche lui quest'anno al debutto nei campionati ufficiali di Formula Italian Team. Doctor Who, anche lui pilota militante l'anno scorso in Prime League. Poi River Marathon, il buon River Tsunami, vice campione della Prime nel 2019. Poi l'anno scorso una stagione un pochettino travagliata in Sport League. Tutti ai box. Poi abbiamo il buon Ferro 87 in 1:38, Alex Pilotino in 1:32:5. Si sta lanciando, se non mi sbaglio, Kiko Driver, sì. È allo Snake adesso. Super Simo si è lanciato in questo momento. Quindi andiamo a vedere il pilota in. È arrivato lunghissimo in Male. curva 1. Sì. Male.
arrivato molto molto lungo Super Simo purtroppo. Intanto Sdem 1.28.549, pole position provvisoria, abbassa ancora di due decimi la soglia per la pole position. Ieri in qualifica alla 100% abbiamo visto che si può arrivare addirittura sull'1.28.0, quindi ancora qualcosina da limare per i piloti c'è, e vedremo soprattutto chi lo farà. Ricordo che il buon Lele Salva, lui parteciperà ai campionati della 100%, però si sa che la pre-season è per fare un po' di esperienza, quindi è meglio fare più chilometri possibili, diciamo. E Andre, Mark, cosa sì. vi aspettate questa sera? Beh, diciamo che comunque il livello mi sembra abbastanza equilibrato, soprattutto là davanti. Molto interessante anche Pozzo Luca, che si mantiene sempre nelle primissime posizioni in tutte le lobby in cui ha partecipato. Quindi, anzi, mi sembra che la prima gara l'ho dato addirittura come favorito, se non ricordo male, come vincitore della gara. Poi è successo un po' un disastro, ecco. È interessante anche Sdem, che mi sembra che rispetto all'anno scorso mi sembra che sia cresciuto ulteriormente. Intanto errore di Kaisermatt. Sì, errore di Kaisermatt, che comunque è in pista, quindi non era ancora nel giro di qualifica, no. Quindi tutto sommato meglio fare un errore adesso nel giro di lancio che nel giro prossimo. Bandiera gialla nel T3, c'è una McLaren che procede molto molto lentamente, proprio quella di Sdem. Vediamo se farà in tempo. No, credo che abbia terminato qui la qualifica il pilota della McLaren, non ha più benzina purtroppo, non ci sarà più tempo per lui per tentare un ultimo tentativo. Kiko Driver intanto si sta lanciando, 3 decimi di vantaggio al T1 con la sua bellissima Williams quest'anno. Arriva l'airpin, buona qui l'entrata per lui. Trazione via verso la 230R, scusate. Lele Salva intanto è rientrato, quindi purtroppo non potrà più fare un giro. Un po' di sottosterzo qua per Kiko Driver alla spoon. E via verso, adesso sì, verso la 130R. Vediamo alla seconda fotocellula. 556 millesimi tolti dal suo personal best, quindi 1.33 grosso modo potrebbe fare il pilota della Williams. Intanto bandiera gialla nel settore 1. Bandiera gialla nel T1 è una Mercedes. È Poz Luca che lascia spazio a Kaiser, sì. No, a una Haas, quella di Alex Pilotino. Si è girato Paolo intanto. Si è girato Paolo, sì, alla Dunlop. Senza tempo, tra l'altro. Eh sì. Disastro per il pilota Aston Martin questa sera. Intanto è passato il suo compagno di squadra Super Simo. Vediamo Daniele Play, 50 millesimi tutto sommato in linea al T1, il pilota Red Bull. Vediamo se riuscirà ad andare a impensierire Sdem. Anche lui 230R. Spoon molto bene, questa è una curva parecchio difficile, bisogna trovare un'armoniosità, una doppia sinistra molto molto tecnica, poi giù in discesa. Ecco che arriva la seconda fotocellula, il pilota della Red Bull, 147 millesimi tolti nel T2, quindi attenzione, potrebbe andare a impensierire il pilota attualmente in pole position, che è Sdem, che non potrà più fare il giro, perché siamo arrivati alla fine. Mamma mia, un po' di indecisione qui. 1.28.671, tutto sommato si porta a pochi millesimi da Sdem. Peccato per l'errore. 1.28.8 invece Kaisermatt. Vediamo chi si sta lanciando un po' tutti in questo momento, a parte Scarsonico che lo vedo procedere molto lentamente, anche Doctor Who. Quindi andiamo su Poz Luca a questo punto. Poz Luca 32 millesimi tolti nel T1, tutto sommato in linea col tempo fatto insegnare in precedenza. Vediamo se riuscirà ad abbattere anche lui il muro dell'1.29. C'è anche Luca Inno alla fotocellula del T2 con l'Alfa Romeo, 8 millesimi anche lui in linea con i suoi tempi. Quindi rimangono solo questi due piloti a dover concludere il tempo.
Ultima curva per Luca Inno, arriva sul traguardo, il numero 29, 123, attualmente in quarta posizione, scalza Poz Luca, ma sta arrivando con 174 millesimi tolti alla seconda fattocellula, quindi anche lui potrebbe andare sotto l'1,29. Ultima curva per il pilota della Mercedes questa sera, arriva 1,28, 548 per un millesimo, Poz Luca Tanto. prende la pole position e per un millesimo scalza Sdem. Ha fatto un T3 da paura perché aveva tolto solamente 100, un decimino più o meno al T2 e va a prendersi la pole position. E quindi subito si fa vedere il fresco vincitore del campionato della Prime League. Sì, i primi E quattro con in due decimi sono, in circa 8 millesimi. assolutamente, ma allora c'è anche con tutto sommato i primi quattro sono tutti quelli che sono riusciti a scendere sotto il muro dell'1,29. Poi abbiamo un gap abbastanza importante tra Luca Inno e Scarso Nico, perché Luca Inno ha fatto un 29 basso che tutto sommato potrebbe essere nella partita insieme ai quattro là davanti. E poi Scarso Nico 1,29,9, Lele Salva 1,33, purtroppo il pilota non è riuscito a disputare la qualifica per una disconnessione, e poi via via tutti gli altri. Quindi un Ferra che non me l'aspettavo così distante dai piloti là davanti, forse avrà deciso di basarsi tutto sulla gara. Intanto andiamo a dare la griglia di partenza. Poz Luca davanti, Sdem in seconda posizione, poi Daniele Play terzo, Kaisermat quarto, quinto Luca Inno a chiudere la top 5, poi Scarso Nico, Lele Salva, Doctor Who, River Marathon e Ferra a chiudere la top 10, Kiko Driver, Super Simo, Alex Pilotino e Paolo senza tempo a chiudere la griglia. Ale o Andre, cosa avete da dire su questa qualifica? Uno Sdem, che come hai detto tu prima giustamente, sta facendo vedere dei buoni spunti. Daniele Play, ormai lo sappiamo, si continua a confermare in grande crescita. Poz Luca, dopo la prima gara di Francia, si è finalmente un po' sbloccato. E poi, tutto sommato, comunque dietro c'è un bel gruppone, ecco. Eh sì, praticamente hai già detto tutto tu. Non mi sorprende la prestazione di Poz Luca, che ormai da 2 anni diciamo sta crescendo, ma anche lo stesso Daniele, ne abbiamo già parlato. E Ferra sì, un po' indietro, distacchi anche diciamo abbastanza importanti dietro, ma sappiamo che ci sono piloti che non necessariamente avranno la stessa categoria, anzi probabilmente avranno la stessa categoria diciamo di campionato, quindi è piuttosto normale. La gara si prospetta molto interessante là davanti. Assolutamente sì, intanto che in chat è partito il sondaggione, quale sarà la pista della prossima gara di pre-season? Sta vincendo attualmente Portimão con 2 voti, un voto anche per Austin e Catalunya. E beh, ragazzi, rimanete sintonizzati con noi fino alla fine della live per sapere quale pista sarà diciamo, la prescelta per ultimare questa pre-season. C'è da dire che se è Portimão sarà veramente, veramente interessante vedere i piloti andare per la prima volta sul circuito portoghese, e sarà, come diceva Lando Norris in un suo team radio, sarà veramente un roller coaster. Quindi i piloti si stanno preparando, giro di formazione, andiamo magari su Poz Luca. E poi, chi è che ha messo il team radio? La sigla del team radio, Andre, l'hai fatto tu? Ebbene sì. Abbiamo anche gli effetti sonori questa sera, spettacolare, incredibile. Attenzione, quindi Poz Luca comanda il gruppone. Giro di formazione, ovviamente, si fa vedere bene bene come è il tracciato di Suzuka, ormai uno dei tracciati diciamo più tradizionali della Formula 1, anche reale, soprattutto ci Sì. si sono giocati parecchi mondiali, ecco, quindi è una Sì. pista Non è il livello di molto. Monza, ma poco ci manca. Assolutamente sì, assolutamente sì. Abbiamo dei bei ricordi, uno su tutti, lo citava anche ieri sera il buon Hiroshi, nel 2000 con il buon Mazzoni che gridava di gioia per il mondiale di Schumacher, e poi sempre Schumacher, ma 6 anni più tardi, purtroppo con il motore della sua Ferrari fermo, Eh che sì, smise di purtroppo sì. cantare. Purtroppo
Per chi è più vecchietto, anche come me, diciamo che io ho iniziato, va bene, in attesa che i piloti arrivino sul traguardo, a seguire la Formula 1 proprio il duello, ancora ricordo, del 88-89 tra A Senna e Prost. Senna e Prost. Mi ricordo ancora la mattina alle 6, veramente bei tempi, diciamo, dai. Beh, anche senza andare così distante, comunque anche nel 98 con il Sì, anche dopo. duello McLaren-Ferrari, comunque la gara la davano Assolutamente. alle 7, se non mi sbaglio, quindi di Sì. mattina. E poi tutti a seguire la replica alle 14 perché non si svegliava in tempo. I piloti stanno arrivando sulla griglia di partenza, stanno affrontando in questo momento la Casio Triangle. E quindi andiamo a gustarci tutti assieme questa ultima gara della pre-season. Una coltellata in quel del 2006 avrebbe fatto meno male. Il buon Advance Apple risponde così Sì, dalla è vero, è chat. vero. Marco Bruno dice qui per tifare Super Simo e gustarmi la gara. Quindi ciao a tutti, ciao a tutta quanta la chat. Continuate a seguirci come state facendo, ci state dando veramente grandi emozioni, soprattutto in questa pre-season. Vi vediamo molto attivi e sarà molto più bello commentare con una chat così attiva, ci date molto sostegno, soprattutto è bello vedervi frizzantini. Tutte le vetture si sono schierate, quindi andiamo a vedere quando ci sarà l'accensione dei semafori. Eccola qui. Semafori tutti accesi, pronti e via! Ecco qua che è partita la gara della pre-season di Suzuka. Buonissimo lo spunto di Poz Luca, meno un po' quello di Stam che viene subito incalzato da sia Daniele Play che Kaisermat che stanno battagliando anche tra di loro. Poi Luca Inno riesce a trazionare benissimo. Forse Kaisermat l'ha persa un po' in trazione perché viene passata anche dall'Ele Salva e quindi perde già due posizioni il pilota della AS. Quindi un grosso peccato per lui. Speriamo riesca a rimanere aggrappato con le ganasce al posteriore della Williams di Lele Salva. Vediamo anche Paolo che ha fatto una super partenza con gomme hard. Andiamo a vedere anche i piloti cosa con che gomme hanno deciso di partire. River Marathon su Doctor Who perché Doctor Who è uscito malissimo dalla Degner 2. È arrivato anche lungo. È andato a impattare contro l'Aston Martin di Super Simo. Speriamo che non abbia riportato danni il pilota della Red Bull. Viene anche sopravanzato dall'altra Aston Martin, quella di Paolo, che è l'unico ad essere partito con gomme bianche, quindi gomme hard. Tutti su gomma soft tranne Ferra che sopravanza adesso Kiko Driver e Alex Pilotino, quindi Alex Pilotino e Kiko Driver su gomma media. Bello, subito la lotta tra Luca Inno e Lele Salva. Lele Salva che tenta di sverniciare subito la staccata da Casio Triangle, ma buona la staccata in difesa dell'Alfa Romeo di Luca Inno, che inizia a perdere un po' di terreno dai tre davanti che hanno già fatto un piccolo solco di 1 secondo e 4 nei confronti dell'Alfa Romeo, togliendo così Luca Inno dalla zona DRS. Lele Salva entra veramente di cattiveria in curva 1 e si va a prendere la quarta posizione. Andremo a vedere se Lele Salva avrà il passo per tentare di andare a ricucire il gap che si è creato tra questo trenino e il trenino di testa. E poi soprattutto si sta staccando anche là dietro Scarso Nico insieme a River Marathon, quindi anche loro devono tentare di ricucire. Poi dietro c'è stata un po' di lotta, quindi sono un po' tutti distaccati, ecco, Sì, quindi però tutto regolare mi oh, sembra che. si è girato Paolo, Sì, si è girato Paolo, si è girato Paolo alla Dunlop, all'uscita della Dunlop. Speriamo non abbia rotto niente, non vedo nulla di rotto. stavo per dire tutto regolare, nel senso che non c'erano stati danni, diciamo, per i piloti, quindi al momento, a parte Paolo, nessuna situazione, diciamo, da segnalare. Attenzione Ferra, subito sul suo ex compagno di squadra l'anno scorso in Red Bull, Doctor Who, si è fatto vedere alla Spoon. È bello vedere che il buon Doctor Who non ha subito danni atroci, diciamo, dal tamponamento della Aston Martin di Super Simo, quindi riesce a Sì, è un continuare po' la in sua gara. difficoltà ora, eh? Vediamo, è Oh, molto vicino bandiera qua. gialla nel Oh, bandiera gialla. T2, sempre Paolo purtroppo. Stem! Stam si è ritirato all'ultima curva. All'ultima curva. Incredibile.
incredibile nel muretto là esterno, quindi probabilmente l'ha persa in trazione e Sdam purtroppo è stato vittima subito di una gufata. E l'avevamo visto in grande spolvero, ovviamente Paolo. Paolo. Eh sì, Paolo ha le gomme surriscaldatissime adesso, Diciamo che sta Paolo facendo. non sembra molto allenato, diciamo così. Un po' in difficoltà, lo vediamo. Eh sì, un Molto in gran difficoltà. peccato. È un gran peccato, purtroppo. E quindi Dopo. Sdam ritirato purtroppo dopo solo due giri. Anzi, un giro, perché non è riuscito a completare Praticamente il sì. secondo giro. E quindi Pozluca là davanti rimane da solo con Daniele Play incollato. Sì, ovviamente ci siamo dimenticato. Oh, c'è anche una Ass Alex Pilotino lungo la Dagnan 2. Adesso fase un po' concitata della gara. Oh, anche Pozluca in uscita dalla seconda spun. È andato un po' di Sì. I traverso il pilota della Mercedes. primi due sono un po' scappati. Lele sta cercando di andare a prenderli dopo Eh essersi sì. Eh liberato di Luca Inno. sì, vedremo se riuscirà a riprenderlo. Io mi ricordo questa immagine di Pozluca inseguito da Daniele Play nel circuito. Il circuito era diverso dal circuito, il circuito delle Americhe a Austin. Poi la spuntò alla fine Pozluca. Vedremo se Daniele Play questa sera vorrà rendergli pan per focaccia. Attenzione, intanto Ferra riesce a passare. Dottor Rudy, mi Ale. Sì, esatto, infatti volevo segnalare Ferra perché siamo su di loro in live. Peccato per quell'uscita al primo giro di Dottor Wu, la seconda della spun è andata all'esterno, è andata a sporcare le gomme, è stato bravo lì a gestire comunque una vettura poco stabile con le gomme sporche, ha appena sfiorato la gomma della Aston Martin come hai anche detto tu, per fortuna nessun danno importante, però è stato poi difficile diciamo andare a pulire le gomme e poi dopo a gestire tutto quanto il resto del giro. Attenzione, vediamo Ferra anche su Super Simo. È uscito malissimo Super Simo la Degner 2 e quindi viene sverniciato dal pilota questa sera in vesti Alpine. Tanto sono arrivati i primi 3 secondi di penalità perché Lele Salva ha preso 3 secondi. Purtroppo è dall'anno scorso che abbiamo notato che Lele Salva è un grandissimo pilota con un gran passo, specialmente in qualifica, però prende un po' troppi avvertimenti per penalità, e questo a detta sua anche lo fanno sconcentrare. Vediamo perché comunque non è scappato, perché Luca Inno è rimasto lì e si porta dietro sia Luca Inno che sia Kaisermat sia Scarsoni Nico. E quindi vediamo cosa potrà scaturire. Anzi, ha perso addirittura 3 secondi e 6 il distacco su Daniele Play. Infatti, Luca Inno si fa tutto sulla destra, passa all'interno di Lele Salva che per tentare un incrocio di traiettoria è entrato Super Simo. Ripassa Ferra, anche lui in curva 1. Dicevo, Lele Salva per evitare di andare a sbattere contro Luca Inno. Ha dovuto frenare un attimo e Kaisermat se l'è ritrovato praticamente davanti, che andava molto molto piano. Scassonico ha Sì. perso intanto il trenino. No, stavo vedendo che effettivamente pensavo che lei riuscisse un attimo a. Sembrava anzi che avesse un passo un po' diverso rispetto a Luca e i piloti di Renault. È vero che lo stanno seguendo, stanno tenendo più o meno il ritmo. Ora verificheremo anche. Magari lei deve stare un po' attento a prendere qualche altro avviso perché poi sarebbe un problema. Assolutamente sì, e soprattutto chi mi sta veramente facendo bella impressione questa sera, Bandiera attenzione perché gialla. c'è bandiera gialla, è sempre Paolo. Chi mi fa sta facendo bella impressione questa sera è Super Simo perché ha iniziato una bagarre con Ferra ed è stato Sì. molto molto pulito sia nel lasciarlo sfilare perché si era accorto di essere uscito dalla Degner 2 molto molto piano. E sì, ha fatto un gran sorpasso in curva 1, quindi molto molto corretto questa sera il pilota debuttante. Sì, Ovviamente è non vero. debuttante nella pre-season, ma Sì, sarà debuttante. debuttante nei campionati, certo. Oh, intanto là davanti Lele Salva e Luca Inno continuano a darsele di santa ragione anche perché allo Snake Lele Salva stava cercando uno spazio un po' Un po' difficile, impensabile, eh sì. sì.
Intanto no, vabbè, Ha perso la allora. macchina su quel Sì, simo, purtroppo, ma sì, anche purtroppo. lei non arrivi dicendo ah, ha perso la macchina Super Simo, cioè abbiamo appena detto che stava andando Materiale per bene, il ma prossimo Blu-ray. è un disastro. In queste tre gare di pre-season è stato un disastro, Tra l'altro veramente. c'è il musetto completamente Ah, rovinato, peccato quindi. perché stava facendo una bella lotta con Ferra, era Sì. un bel duello davvero, e poi ha perso purtroppo la macchina, forse toccando leggermente il cordolo in uscita, e purtroppo si è girato. Sì, tra l'altro deve farsi tutto il giro, purtroppo Paolo si è ritirato, si deve fare tutto il giro praticamente senza l'alettone, gara se non entra qualche safety car davvero, davvero difficile. Safety car non può entrare, buon Andre, perché Già, l'abbiamo è vero, disattivata. no, scusami, devo Lele aggiungere questo dettaglio. salva 3 secondi e quindi si arriva a 6 per il pilota della Williams. Con questi distacchi 6 secondi non sono pochi, che sono tutti là poi alla fine. Assolutamente no. Intanto ragazzi, Sì? vi comunico che ringraziando Luca Flaminio, abbiamo Sì? il video di Snem, l'incidente. Ah, bene, bene. Ah, Quindi ok. tra poco possiamo Mandiamolo. mandarlo in onda perché c'è il Ok. sorpasso di Kiko Driver in questo Chicco. Sì. momento. Chicco su Doctor Who. È una battaglia dal sapore di metà classifica Prime, questa qui. Con Chicco che aveva subito l'attacco nei giri precedenti da parte di Doctor Who. E poi invece è riuscito a rimanere incollato al pilota Red Bull questa sera e a porgergli l'altra guancia, a fare un bel sorpasso in curva 1. Belle lotte questa sera. Non dirò mai più che stanno facendo una bella gara chiunque dei piloti che sta correndo, ma mi limito a dire che tutti quanti stanno facendo delle belle lotte, quindi Beh, dai, mettiamola così. mi voglio sbilanciare io, dai, Ehi, mi aia. prendo i miei rischi. I primi due stanno facendo una gara molto molto bella, quindi sono due piloti della Prime della passata stagione e mi sembra che quest'anno mi sa che la Prime è un pochettino stretta. Signor Ok, Flaminio, intanto non erano 23 gradi, ma erano 17 gradi. Un abbiamo Paolo il citato replay. ieri sera, buonanotte. Vai, vai, Abbiamo vai. il replay pronto. Lo vediamo in questo momento. Non è ben centrato perché ancora non avevamo sistemato la modalità mosaico, ma è sufficiente per poterlo vedere bene. Ecco quello che è successo. Praticamente dopo la Casio Triangle perde completamente il controllo in trazione, cerca di controllarla, ma niente, va poi ad impattare sul muro. Effetto pendolo per Sdem. Sì. Intanto ancora Doctor Who e Chicco Driver in curva 1 continuano a sorpassarsi e controsorpassarsi i piloti attualmente in nona e decima posizione. E quindi, intanto scarso Nico prende anche lui 3 secondi di penalità per ammonimenti multipli. E quindi molto. Oh, è arrivato larghissimo qua, Doctor Who alla Dunlop. E si rinfila all'interno il buon Chicco Driver. Molto, molto bravi tutti e due al momento. Vediamo intanto, Daniele Play non si scolla là davanti Stanno da Poz guadagnando Luca. ancora, Assolutamente sì, attenzione. attenzione Lele Salva, si è girato Lele Salva alla Spoon. Mannaggia. Addirittura tra le due spun, perché l'abbiamo visto rientrare in pista ancora in entrata della seconda, e quindi avrà preso il cordolo sulla destra. Peccato, peccato per Lele Salva, purtroppo una disconnessione non gli ha permesso. Intanto ai box, Kaisermat, primo a tentare il pit stop e quindi magari anche un undercut nei confronti dei piloti là davanti. Gomme medie per lui. Sì, tra l'altro vedo che Daniele sta seguendo come Sì, un'ombra assolutamente. Stanno facendo una Luca. gran gara. Sembrerebbe averne leggermente di più da come segue il pilota. Magari una Sembra, questione. pare. No, 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 non Potrebbe essere. vorrei, però. Diciamo, chi è stato attaccato in questo modo? O davanti sta anche lui, diciamo, controllando magari. Lo vedremo poi, perché prima, comunque dovranno un pochettino poi attaccare, diciamo, ecco.
Sì, assolutamente, però ovviamente come abbiamo detto sempre in questa pre-season, comunque l'importante ovviamente non è il piazzamento, ma far vedere di cosa si è capaci, diciamo, nel ritmo e nella pulizia di guida. Quindi questi due piloti di ritmo ne hanno tanto, per il momento non si sono ancora diciamo accesi in una battaglia, però stanno facendo un qualcosa di importante. Viene brutto non vedere cosa poteva fare Stem, perché era con loro nel terzetto di testa, e quindi un grosso peccato. Intanto ai box, Poz Luca, non ai box invece Daniele Play, sembrano Hamilton e Verstappen. Con Bisogna spingere ora, Daniele. assolutamente sì, con il buon Daniele Play nei panni di Verstappen e Christian Horner che gli ha detto fai il contrario di quello che fa Poz Luca, ovvero Hamilton. Quindi bravo. Scene di intanto ai box tutti comunque, Sì, ovviamente davanti qui i tutti, piloti su gomma tranne soft. Luca. Scarso Nico ha messo gomma hard, non gomma media, quindi molto interessante questa situazione. Ovviamente là davanti c'è il buon Daniele Play, è andato ai box anche Daniele è Ferra, sì. 33,5 al primo settore, ha fatto il suo miglior settore. Urca, e quindi sta spingendo di brutto il pilota Red Bull. Vediamo a questo punto se riuscirà a uscire davanti a Poz Luca. Bisogna vedere qua, io non sono un pilota, quindi diciamo la gomma nuova che tipo di vantaggio in più dà praticamente rispetto alla gomma Beh, diciamo. la gomma soft quest'anno si usura veramente, veramente molto velocemente, quindi una gomma media montata nuova, ovviamente anche se non è ancora in temperatura, comunque dà un pochettino più di grip, e quindi l'undercut è abbastanza fattibile. Bisogna vedere se Daniele Play in questo inseguimento di Poz Luca come ha gestito le gomme, perché non sono neanche parecchio segnate, diciamo, 41 e dall'onboard. mezzo non ha fatto un tempo velocissimo nel secondo. Sta cercando di spingere, vediamo se si ferma. Si è Sì, fermato, si è sì. fermato. Sì. Sta uscendo adesso dai box. Poz Luca arriva ora all'ultima curva. Ha dovuto passare Kiko Driver. Poz Luca, vediamo. Sono Potrebbe essere già lotta subito. Attenzione davanti, perché davanti Luca. riesce a passare Poz Luca. Per un non nulla è riuscito a starmi davanti. Sono di nuovo con lo stesso identico distacco che c'era prima della sosta, e quindi è stato veramente, veramente bravo il buon Poz Luca. E quindi mantiene attualmente la leadership Eh sì, del Gran Premio. 7 decime, ora credo che rivedremo la stessa, diciamo, situazione di prima. Vediamo un attimo se magari in questa seconda parte di gara si daranno più battaglia. Chicco ancora si deve Intanto, fermare al terzo posto. sì, assolutamente. Chicco è partito su gomma media. Insieme a lui era partito su gomma media anche Alex Pilotino. Quindi si dovranno fermare questi due piloti. Dietro invece Luca Inno sta seguendo anche lui come un'ombra. Kaisermat che sta tentando ovviamente di ricucire il distacco. Mamma mia. Perfetto. L'abbiamo visto in diretta l'incidente. Sì, l'ho visto. Eh sì. E allora ditelo, però non si può lavorare così. Non si può commentare così. Appena uno si sbilancia un attimino, neanche che stanno facendo una bella gara, purtroppo è arrivato il ritiro di Luca Inno. Sono micidiale, incredibile. Anche ieri sera Stiamo era successo così. dicendo. È bello che mentre parliamo di quella cosa succede qualcosa. Succede qualcosa, incredibile. Molto bene, Lele Salva intanto giro più veloce in 1.31 e 578. Kaisermat passa il buon Kiko Driver in uscita di curva 2. Occhio a E Ferra. quindi occhio a Ferra, vediamo Ferra, sì, vicinissimo a River Marathon, però aveva il DRS anche lui di Alex Pilotino. Sappiamo, Alex, pilota molto coriaceo, molto difficile da passare. Anche se
a un ritmo che sembrerebbe un pochettino più lento degli altri, comunque da passare e trovarselo davanti non è affatto facile, ecco, quindi vedremo quanto ci metteranno i due piloti qua dietro inquadrati, sia Ferra che River Marathon, il vecchio River Tsunami, quanto ci metteranno a passare il pilota stasera in vesti ass. Là davanti Daniele Play è vicinissimo al rettilineo che porta la 130R, adesso staccata dalla Casio Triangle e poi zona DRS, molto vicino questa volta, molto incollato a Poz Luca che traziona meglio. 31-1 infatti, giro più veloce di Daniele Play. In precedenza l'aveva fatto Poz Luca, riesce ancora a mantenere la leadership Poz Luca quando mancano 14 giri alla conclusione. Là dietro intanto non si sbilancia nessuno, vediamo, stanno arrivando adesso sul rettilineo principale. Ma è difficile passare perché Alex ha trazionato molto molto bene e quindi è scappato. River ha il DRS di Alex Pilotino che aveva perso la macchina in entrata in curva 1, è riuscito a trattenerla. Non piacevole questa situazione per River che ha dovuto frenare parecchio per evitare il contatto con la AS di Alex, quindi continuano a rimanerla dietro. Certo è che stanno perdendo veramente tanto. Tanto Lele Salva sta arrivando di nuovo su Scarsonico. Scarsonico, bisogna vedere Scarsonico con questa gomma hard, sicuramente in fondo ci arriverà. Bisogna vedere gli altri quanto consumeranno questa gomma gialla. Quindi attenzione, largo qui però, Alex Pilotino in uscita, però riesce a trazionare da Dio e continua a difendersi molto molto bene. È arrivato anche Doctor Who in questa battaglia. È in grande difficoltà, guarda come disegna le curve. È molto in difficoltà, ma vediamo se River tenterà un attacco qui alla Casio Triangle per mettere tra lui e Ferra proprio Alex Pilotino all'esterno. Va largo anche qui Alex Pilotino, vediamo se tenterà un attacco qui. Sono arrivati lunghi tutti, forse Ferra rotto. Sì, Ferra rotto, è andato a tamponare River. È andato a tamponare River, sì. Nell'incertezza di Alex Pilotino, River ha dovuto frenare di colpo e Ferra purtroppo è andato a tamponare il posteriore della Alfa Romeo di River. Quindi vai box, monta una gomma soft. Quando mancano 13 giri alla conclusione e soprattutto quando Lele Salva è arrivato su Scarsonico e Daniele Play continua a studiare la scritta Petronas, anzi Ineos quest'anno, dell'ala posteriore della Mercedes. Lungo qua Poz Luca alla spun. Errore di Alex Pilotino. No, ma attenzione, ma continua a difendersi coriaceamente. In uscita all'esterno della 230R, River riesce finalmente a sopravanzare Alex Pilotino che continua comunque a tenere la posizione, poi deve arrendersi per il vantaggio di traiettoria. Sì, assolutamente. E vediamo a questo punto Doctor Who. Tanto grazie a Drago, gli ho evitato che riscatta un bevete, io ne approfitto. Sì, abbiamo visto questo bel sorpasso di River che sembrava non avesse lo spunto, rimasto questi giri dietro Alex perdendo un sacco, anche complice ovviamente le differenze di gomma. Comunque stiamo vedendo, io adesso ero on board con Lele Salva, quanto sia difficile, anche se hai il DRS, il pilota davanti non ce l'ha, quanto sia difficile sorpassare su questa pista, quindi è molto molto difficile. Largo Alex, ci ha provato Doctor Who. 3 secondi intanto anche per Scarsonico, quindi vanno a 6 i secondi anche per lui, oltre che 6 secondi per Lele Salva, che penso abbia fatto un errorino, perché è arrivato a 2 secondi, era attaccatissimo a Scarsonico e non vorrei a questo punto che si fossero presi i due piloti. Intanto Doctor Who va a sopravanzare addirittura nello Snake, l'ho visto uscire dalla Dunlop. Sì, un piccolo errore di Alex Pilotino purtroppo, sì.
in uscita. Ah, molto bene, molto bene. E quindi passa Doctor Who e si lancia all'inseguimento di River Marathon. Lì davanti vanno niente, continua. Ma lì davanti stanno facendo paura. Cioè, allora, paura ovviamente in che senso? Paura la può fare, che ne so, Fabio il Surname quando l'abbiamo visto in Francia faceva tutt'altro mestiere. Loro stanno facendo paura nel senso, sono sempre molto molto vicini, ma non si sono mai toccati. E questo è sinonimo di grandissima pulizia di guida e anche di fiducia nel mezzo. Quindi molto molto bravi tutti e due. Ole le salva ritirato ai box? Mi sa di sì. Sì, ritirato ai box le salva. Quindi probabilmente c'è stato un contatto. No, è sinonimo di una grande cuffata. Non è vero, assolutamente no, signor Fitmark17 che scrive nella chat. Comunque, dicevamo, vediamo a questo punto Kiko Driver quando andrà a sostituire sì. Le gomme. Dovremmo essere in finestra attualmente, quindi anche perché Scarselletto ormai è arrivato dietro. Scarselletta, sì, adesso per chi non bazzica il forum, ovviamente il nome del forum di Scarsonico è Scarselletta, e quindi il buon Andra ha detto Scarselletta, sì, bellissimo, sì. Spettacolare. E niente, ovviamente Scarsonico su gomma hard, qui penso ce l'avrà molto molto facile a passare Kiko Driver, che ormai è alla fine Daniele, di questa gomma. Daniele su Luca. Daniele su Poz Luca è molto vicino questa volta, si fa tutto sulla destra, va all'interno e passa il buon Daniele Play e va a prendersi per la prima volta la leadership del Gran Premio di Suzuka. Anche Kiko Driver questa volta ai box, quindi Scarsonico arriva in quarta posizione. Buona gara anche per il pilota Alpine. E quindi vediamo. E quindi ora vediamo il passo. Vediamo il passo effettivo che ha Daniele Play. Addirittura ha già preso 7 decimi nei confronti di Poz Luca. Tu dici che Luca lo lascia. Anche se fa fatica, in effetti, un po' Luca. Mi sembra. Allora, secondo me non è che fa fatica. Secondo me ne ha veramente. Poi magari mi smentirà, ma ne ha veramente tanto Daniele Play, perché l'ho visto veramente molto molto bene. Cioè, appena sì. Daniele Play gli è passato avanti, Poz Luca, per rimanergli attaccato, ha iniziato a dare sintomi di difficoltà. Sta cercando di stare comunque là dietro. Sì. Certo, ovviamente non è un pilota che si arrende subito, Poz Luca, quindi, anzi, tutt'altro. Quindi, secondo me, se ha il passo per rimanere lì vicino, riproverà sicuramente almeno una volta a riattaccarlo. Bisognerà vedere se Daniele Play ha giochicchiato con lui. Attenzione, è veramente tanto scarico comunque Poz Luca, perché gli ha recuperato tantissimo, era 4 decimi e qualcosina, gli è arrivato a un decimo sì col DRS, però ricordiamo che prima Daniele Play a 3 decimi e mezzo non è riuscito a passarlo Poz Luca con scia DRS. Infatti dove fa fatica è nello Snake, quindi non vorrei che fosse un attimino scarico Poz, e quindi perde un po' nel guidato. Ai box è intanto anche Alex, quindi tutti i piloti che vedete in sovraimpressione hanno effettuato la sosta, quindi attualmente ci godremo le battaglie in pista con Doctor Who che sta arrivando su River Marathon. Attenzione, una bandiera gialla, è un Alpine, è Ferra sì. All'ultima curva, proprio come Stam, solo che attenzione perché sono calde le gomme e quindi sgondola il posteriore dell'Alpine. Tanto sta succedendo il delirio in chat, sì, con il buon sto leggendo
Quindi mi fa piacere che vi stiate divertendo questa sera. Attenzione perché Daniele è arrivato a 8 decimi e questa volta. Ma poi si avvicina di nuovo, cioè Eh sì, si avvicina di nuovo sul sul rettilineo. dritto. Sì. Oh, bandiera gialla nel T1. Ah, ok, è super Simo. Si avvicina sul dritto, però Daniele Play fa la differenza nello snake, ma di tanto, prende 3 decimi solamente nello snake. Sì, stavo guardando anche Kaisermat che ha un distacco invariato, ormai da molti, gira più o meno come i primi due, solo che si è preso quei 5 secondi nella prima parte di gara che Sì, è una difficile da partenza non recuperare. felice per Kaisermat. Quindi purtroppo ha perso due posizioni in partenza e non è più riuscito a recuperare, anche perché ci sono state parecchie battaglie davanti a lui e quindi tutto sommato è stato anche abbastanza diciamo intelligente a evitare contatti o situazioni spiacevoli che potevano compromettere la sua gara. Mamma Tanto mia, la ti spun! segnalo Sì. Dottor Wu a 6 decimi, ma è arrivato. Era prima, nel giro precedente era ad un secondo, adesso si è avvicinato tantissimo a River. Eh sì, e quindi Doctor Who, esordiente l'anno scorso in Prime League, arriva nel. Oh, bandiera gialla. Bandiera gialla no, è Super Simo che lascia passare Kaisermat alla Casio Triangle. Dicevo, è un debuttante l'anno scorso, esordiente in Prime League che marca stretto il vice campione Prime proprio River Marathon ai tempi River Tsunami. E quindi buona anche la gara di Doctor Who. Là davanti continuano comunque questa danza, si avvicinano, si allontanano, si avvicina tantissimo Doctor Who che ha dovuto tirare una grandissima frenata per evitare il contatto col posteriore di River Tsunami. Arrivano, spalanca l'ala posteriore mobile, si fa tutto sulla destra di River. Vediamo se ci sarà il sorpasso all'esterno. River Tsunami ovviamente non glielo concede così facilmente. Lascia il minimo spazio possibile e non riesce a completare la manovra, Doctor Who. Dovrebbero Vediamo. iniziare ora un po' a spingere davanti, nel senso vediamo se a scoprire carte. Secondo Tra me poco, Poz. ancora no. Allora, secondo me Poz lo lascia sfogare fino a due giri, un giro alla fine. Secondo me. Poi non lo so, magari mi smentisce adesso perché è molto molto vicino. Vediamo come traziona qui. Traziona molto bene da Daniele Play. Addirittura passa vicino al muretto dei box Daniele Play per non dargli la scia. Spettacolare, Daniele. Anche se siamo in pre-season, non concede nulla a Poz Luca. Molto molto bravo Daniele Play. Tanto Ferre è arrivato su Alex Pilotino anche all'Airpin. Vediamo se riuscirà a passarlo nel rettilineo che porta la 130R. Devo chiedere il copyright a Enrico quando dico eh sì, mi dice il buon Flaminio. È un disastro! È un disastro! Tanto Oh! 3 secondi di penalità per Doctor Who che continua in bagarre con River Tsunami all'uscita di curva 1, River Marathon. Perdonatemi, sono affezionato, l'ho detto, sono tradizionalista, l'ho detto anche ieri sera, quindi è un disastro. Arrivano alla Dunlop con il portacolori della Red Bull questa sera che tallona l'Alfa Romeo. Tanto molto bravo il pilota appunto Alfa Romeo che è riuscito non solo a difendersi bene ma anche a indurre l'errore il pilota Red Bull e quindi a fargli prendere questi 3 secondi di penalità che anche se dovesse riuscire il pilota Red Bull a superare il pilota Alfa Romeo, beh, avrebbe 3 secondi da recuperare, comunque essendo entrambi più o meno allo stesso livello con i tempi in questo frangente di gara, potrebbe essere un'ottima notizia per River.
Assolutamente sì, intanto Alex Pilotino viene sopravanzato da Ferra, Alex purtroppo si era reso protagonista di una, purtroppo di una penalità di 3 secondi per ammonimenti multipli, e quindi Ferra ormai 24 secondi 8 da Chicco Driver, quando mancano 5 giri potrà avere un po' di pista libera per... intanto ancora Doctor Who questa volta ce la fa all'esterno di River Marathon e quindi passa in quinta posizione. Attenzione, perché non penso gliela voglia concedere così facilmente la posizione River Marathon. È vero anche quello che diceva il buon Bendy, che Doctor Who ha preso 3 secondi di penalità, quindi River potrebbe rimanere tranquillamente dietro al pilota della Red Bull e passargli davanti poi dopo la bandiera a scacchi. Andre? No, infatti stavo dicendo questa cosa, può accodarsi e aspettare, diciamo, di arrivare al traguardo. Sì, anche perché così almeno... si fa il proprio passo e vede quanto si può essere competitivi quest'anno. Intanto Poz Luca rimane tutto sommato negli scarichi di Daniele là davanti quando mancano 4 giri. Invece chi si sta facendo sotto è Kaisermat, perché è arrivato a 5 secondi, era 5 secondi e 9. Peccato che però... si sia svegliato un po' tardi purtroppo il buon Matteo Geraci. Ma anche perché là davanti mi sembra che stiano un po' giocherellando. Guarda ora quanto è vicino Poz Luca. Sì, però non si sono ancora attaccati, credo, quindi... No, ancora no. River su Doctor Who. River su Doctor Who, si fa tutto sulla sinistra, prova a rendergli l'attacco all'esterno e ce la fa. Entra molto molto forte in curva 1. E quindi ripassa in quinta posizione... Poz Luca è arrivato lunghissimo alla spun. È arrivato lunghissimo alla spun. Fortunatamente non è. Non, è riuscito a evitare il cordolo esterno, che è veramente molto, molto barbino in quelle circostanze. Sì, ma non ha avuto, diciamo. Sì, non ha perso tantissimo, però sicuramente quel cordolo lì si era reso protagonista di un. Di un testa a coda di Lele Salva. Quindi molto bravo Poz Luca a evitare che poteva essere compromessa la sua gara. Si fa vedere, ma ancora non è il momento, forse. Ma guarda, io ho detto 2 giri, quindi secondo me al prossimo giro dovrebbe attaccarlo, se ce la fa. Certo. Tanto 4-3, Kaisermat ha recuperato 7 decimi nell'ultimo giro. Kaisermat, attenzione, perché se dove... Oh! A un secondo Daniele Play! Così, di colpo. Quasi ancora 8 decimi, vediamo se... non so, se Luca ha qualche problema. Attenzione, perché potrebbe decidersi la gara in questo momento. Sta cercando di... Tanto Doctor Who risponde a River... e lo passa ancora prima di curva 1, sempre all'esterno. E facendo questo stanno praticamente aiutando Chicco Driver nella sua risalita, perché è arrivato un secondo e 6, ovviamente su gomma soft il pilota della Williams, e quindi vedremo un gran finale. Un secondo e 4 tra, ecco, Daniele Play e Poz Luca. Attenzione, e questo è un problema per Luca. E 3 secondi e 8 di Kaisermat. Attenzione, perché Poz Luca ha ceduto di schianto, oppure Daniele Play ha iniziato a girare di colpo molto più veloce di Poz. Hanno fatto la gara tutti e due assieme dall'inizio, e quindi un Daniele che si permette il lusso di passare davanti e dettare lui il ritmo. Daniele ha chiuso l'ultimo giro 31.4, addirittura 32.3 per Luca. Il suo giro più veloce era 31.1, quindi grandissimo passo di Daniele. Sì, ha abbassato i tempi, soprattutto nell'ultimo giro. Vediamo se ora Luca risponde, se cerca di... 1.4, è un problema, 1.5. Sta andando via Daniele.
Molto molto bene, quindi 25 giri di 27 col 25esimo giro in corso. Ha trazionato fortissimo Daniele qui, era un secondo e mezzo, è arrivato addirittura a un secondo e 7, ora è sceso a un secondo e 6. Là dietro intanto River ha perso il DRS nei confronti di Doctor Who e si sta avvicinando molto Famelico Chicco Driver su gomma soft, quindi ci sono parecchie situazioni ancora in sospeso, anche se mancano solo due giri alla fine di un Gran Premio di Suzuka che purtroppo ci ha privato di un protagonista, almeno da quello che si era visto dalle qualifiche, che era Asdem. Lele Salva purtroppo non è riuscito a fare le qualifiche per una disconnessione. Attenzione ai box, Kaisermat. Ai box, Kaisermat. L'ho visto andare molto, molto piano. Avevo un gap di 20, possibile 20 secondi. No, sì, passa scarso Nico adesso. Non vorrei che. Ha detto mi fermo per tentare il giro più veloce alla Bottas o alla Verstappen in questo caso. Sì, ha perso una posizione. Tutto Non ho sommato, visto però. se gli hanno cambiato l'ala. Ma Mi sa di comunque. no. Eravamo su di lui e non si è visto il cambio d'ala. A questo punto forse. Non si fidava più delle gomme che aveva e ha detto concludo la gara anche se in quarta posizione, almeno tento anche di fare il giro veloce. Scarsoni che aveva più di 12 3 secondi. Attenzione! secondi, 3 secondi per Ah, Daniele che Play, abbi beffa! pazienza Mark, 3 secondi per Daniele Play, dici? No, dicevo che Scarsonico ha più di 12 secondi, 12 secondi di penalità, quindi insomma, Ah, è chiaramente vero. finirà Ah, dietro ok. a Quindi ha Max. detto, vabbè, E vado a fare il giro veloce. tra l'altro, voglio dire, con le gomme, differenza di gomme, è capace che lo prende pure in un giro. Addirittura. Vabbè, no, Intanto, vabbè, Daniele Play, dopo questi 3 secondi, va a passare per l'ultima volta sul traguardo e tenterà addirittura 1 secondo e 9. Attenzione perché sta tentando di andare a prendersi questi 3 secondi e quindi anche la vittoria. Vedremo se ce la potrà fare a dare 1 secondo a Pozluca. Tanto ai box anche Alex Pilotino, quindi le due as ai box per tentare il giro più veloce. E Chicco Driver che è arrivato negli scarichi anche di River, quindi attenzione perché ci sono parecchie lotte come avevamo preventivato in precedenza. Arriva molto molto vicino qui Chicco Driver. Vediamo se tenterà subito il sorpasso. Sì, ha il DRS, spalanca l'ala posteriore mobile. Vediamo River, si fa tutto sulla destra come prima con Doctor Who. Ma addirittura Chicco Driver lo passa prima dell'entrata in curva 1. E quindi passa in sesta posizione. Buona, tutta sommata, anche la sua gara. Ma andiamo a vedere come finirà là davanti perché Daniele Play ha 2 secondi e 2 nei confronti di Pozluca. Difficile, Infatti, addirittura Fuchsia nel difficile. T2. Fuchsia nel T2 per Daniele Play, vediamo. È difficile che gli dia 8 decimi, a meno che di. Disperatamente cercando questi 8 decimi. E quindi Daniele Play passa per primo sotto la bandiera scacchi, vince virtualmente Pagina veloce. 1:31:122, giro veloce all'ultimo giro per Daniele Play, ma per mezzo secondo è davanti Pozluca. Quindi vince Pozluca, secondo Daniele Play. Scarsonico arriverà terzo, sì, nella realtà. Ma ha 12 secondi da scontare, quindi Kaisermat sta arrivando per togliere il giro più veloce a uno straordinario Daniele Play che con 17 giri di gomma è andato a migliorare il suo giro più veloce. Eccolo qui Kaisermat, quindi terzo Kaisermat, 1:37, quarto Scarsonico. Vediamo se Doctor Who ce la può fare a dare i 3 secondi. Sia Chicco che a River, magari stuzzicandosi un po' ce la può fare. Quindi passa Doctor Who, non ci credo. Ecco, perfetto. Come Direi che chiudere non ce la l'ha gara? fatta. Come chiudere la Direi gara che anche non dalla ce l'ha telecronista? fatta. Chicco Driver quinto, sesto River Marathon. Passerà adesso Ferra. Probabilmente il gioco lo darà comunque
Sì, per carità, però l'ha persa all'ultima curva. Ferra arriva adesso settimo. Ottavo, ovviamente Super Simo, che aveva già concluso perché doppiato anche Alex Pilotino. Quindi finisce questa ultima gara di pre-season qui in Giappone. Chi l'annuncia? Chi l'annuncia la gara di venerdì? Forza, forza, fatevi avanti. Aspettiamo L'annuncio. ancora un po', aspettiamo Aspettiamo ancora un ancora un po'. po'. Sì, Ma lei è guardiamo il sadico podio. comunque. Guardiamo Stiamo il podio. preparando il post su Telegram, quindi Ah, ok, quindi tutti aspettiamo quelli. ancora un po'. Allunghiamo il brodo. Ok, Bendy, cosa ne pensi di cosa è successo in gara? Abbiamo visto comunque dei piloti molto molto puliti. Peccato per qualche ritiro, però Suzuka si sa che non è una pista semplicissima. Sì, infatti è un bellissimo banco di prova appunto per la pre-season per poter valutare i piloti e quindi poi catalogarli nelle varie categorie. Più che altro anche un banco di prova anche per gli stessi piloti per misurare insomma tutti i loro progressi che hanno fatto prima della pre-season, i loro allenamenti durante l'estate, quindi dall'uscita del gioco fino ad oggi. Quello che abbiamo visto stasera è straordinario perché l'imprevedibilità, cioè non te lo aspetti che magari un pilota vada a sbattere proprio all'ultima curva e all'ultimo giro, poi tra l'altro. Anche l'incidente di SDM è stato del tutto inaspettato. Questo dimostra quanto siano difficili anche da guidare le macchine di quest'anno e non solo la difficoltà. Aumenta anche la capacità di concentrazione dei piloti, aumenta anche lo spettacolo e di conseguenza l'imprevedibilità, come già detto. È straordinario, praticamente. Io non voglio più commentare per almeno 2 settimane dopo queste 3 gufate di fila che ho fatto clamorose, Mi stai rubando quindi il io lavoro. non va. È un disastro. Ho imparato dal migliore, dal buon Hiroshi, quindi. È meglio che tu torni in pista presto, allora. No, ma no, attenzione, attenzione, perché se è quello che penso, io venerdì mi do malato. Quindi. Allora, visto che è Dai, quello che pensi, annunciamola. Eccoci Qual prego, fate voi, io non voglio. Non è la Andrea, qual è la nazione? la Annuncia la nazione. nazione è un'azione molto cara a tutti perché quest'estate siamo stati capaci di andare lì alla fine di. Ma ho messo un pallone da calcio in chat, stasera nessuno se ne è accorto. Nessuno ha capito Nessuno nulla, ha nessuno ha capito in quel capito messaggio. che. Ma in Che chat il che? Nella chat di Twitch, all'inizio, diciamo, Ah! Vabbè, serata, avevo messo un ma tu pallone. fai gli easter egg senza dirlo, Nessuno ma me l'ha scusa, eh. accorto. No, se lo dicevo era troppo facile. Allora, Metterò un Andrea, un easter egg, è premio stato. sì, Su vada. Telegram ho Visto che già 10 persone già hanno dato indovinato un'occhiata. Giovanni in chat, è stato il primo a indovinare, ma tipo un'ora fa. Gran Premio d'Inghilterra a Silverstone. Oh no. A casa loro? Devi A dire casa loro, andiamo no, già a casa loro. no, magari. Come Ricordiamo che saranno le condizioni meteo? A Dinamiche, se proposito, proprio sei dinamiche. interessato. Ah, meno. 100% dinamico. Beh, Quindi potrebbero dovrebbe esserci dei dire. problemi. Poteva capitare di peggio, ma è preimpostato oppure lasciate così al No, caso? Bene, ma non dinamico. benissimo, come Ah, direbbe il beh, mio vecchio fetico pubblico. no, non vogliamo essere troppo cattivi, eh. Meno male. Meno male perché io temevo già il peggio. Si parlava Non di un Monaco, ci sono pioggia dossi. pesante. Non ci sono dossi, quindi non ci sono sconnessioni nell'asfalto strane, quindi dai, le abbiamo Però trattate bene. Portimão si poteva provare, io la Ma butto lì. poco tempo. Fateci sapere, magari con un sondaggione su Instagram, quale pista vi farebbe, avrebbe, vabbè, quello che volete, dillo te perché stasera io sono concentrato Fateci solo sulle sapere gufate. cosa ne pensate, più che Oh, altro, bene. di questa pista. Molto bene, molto Se bene. Quindi volevate dopo. Monaco, se volevate Singapore, non lo so, io sul bagnato, poi, l'amor del Intanto cielo. Tra l'altro. il buon Raffaele Lelli, scusatemi, ma ho capito, organizzo a caso una gara di pre-season per la F2 a Portimão. Così. Già è difficile con la Formula 1, figuriamoci con la F2. Andre? Tosto.
No, dicevo, chiaramente i piloti che partecipano a questa gara saranno indicati, cioè, ancora non c'è il topic, non c'è il link del breve topic. o... A breve, sì, ora a breve è giusto il tempo per Stiamo organizzarci. lavorando, è come il portale luminoso, Stiamo lavorando stiamo per lavorando voi. per voi, quindi non vi preoccupate. Proprio per questo Sì. dovete rimanere in contatto con noi, non ovviamente in contatto privato con le chat, no, su www.formulaitalianteam.com, lì c'è tutto quello che facciamo, che organizziamo, eccetera, eccetera, quindi c'è anche qualche, magari qualche spiegazione a freddo della gara che hanno fatto i piloti questa sera. Ci sono parecchi piloti che mettono queste spiegazioni nei topic delle gare. Io vi ricordo che potete seguirci anche sul canale Telegram Formula Italian Team Official Channel. Lì trovate anche addirittura la grossissima novità di quest'anno che abbiamo visto quando non siamo riusciti purtroppo a offrirvi la copertura live, ovvero il live score. Io lo chiamo la diretta live score con tutte le azioni salienti delle gare. Ci trovate su tutti i social, Formula Italian Team anche su Instagram, Facebook, Twitter. Ci manca solo, non lo so, cosa ci manca ormai? Basta, ne abbiamo finiti i TikTok, social. ma non ci andremo. Non ci manca nulla. TikTok, ma non ci interessa. TikTok, facciamo, andiamo anche, non lo so, qualche altro social cinese, ma non è il caso. No, no. TikTok sarà, di TikTok io avrei delle idee, ragazzi. Vabbè, buonanotte a tutti. Io Buonanotte. ringrazio il buon Andrea Badolato che mi ha fatto anche da supporto tecnico questa sera. Grazie a te, buonanotte, ragazzi. Ringrazio anche la regia curata dalle sapienti mani del buon Bendy. Grazie a tutti, buonanotte e alla prossima. E ringrazio anche il direttore di gara, il buon Marco Luconi. Grazie a te, grazie a tutti, un saluto a tutti. Salutiamo tutta quanta la chat, io mi raccomando, seguiteci su tutti i social e buonanotte a venerdì. Ciao. Ciao. Notte. Buona pioggia.